Oggi sono sicuro che con soli due indizi sarete in grado di indovinare l'artista protagonista della nostra puntata. Se vi dico Club 27? No, eh? Ok, dai, mi sento generoso. Grunge! L'80% di voi l'ha già capito. Proprio lui. Kurt Cobain. Icona di intere generazioni, artista maledetto, anticonformista fino al midollo. Ma prima di andare avanti, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri nuovi contenuti e mettere mi piace. Kurt Donald Cobain nasce ad Aberdeen il 20 febbraio 1967. I genitori erano due persone piuttosto umili, papà meccanico e mamma barista e segretaria. Kurt era un bambino allegro e vivace. Chi l'avrebbe mai detto, no? Talmente vivace che per calmarlo gli veniva somministrato un farmaco, il Ritalin, dai controversi effetti collaterali. È il farmaco usato per curare il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, per intenderci. Fin da piccolo, Kurt iniziò a suonare la chitarra e a manifestare grandissimo interesse nei confronti della musica, soprattutto quella dei Ramones, dei Beatles e i Monkees. A 8 anni, la prima doccia fredda. Il divorzio dei genitori fu per lui un evento talmente doloroso da condizionare tutto il resto della sua esistenza. Diventò introverso, si vergognava, era sempre triste e sarcastico. A 14 anni ricevette in regalo la sua prima chitarra elettrica, con la quale iniziò a strimpellare cover dei più famosi gruppi punk dell'epoca. Ma durò davvero poco. Insoddisfatto di qualsiasi artista e genere, cominciò a comporre la musica che lo caratterizzava, una musica tutta sua. Dopo qualche anno, Kurt fece un provino per entrare nei Melvins, un gruppo locale che riscuoteva un discreto successo, ma fu scartato. Tuttavia, il cantante dei Melvins rimase talmente stupito da quel ragazzo così giovane, che scriveva pezzi tutti suoi, tra l'altro, che lo portò in giro col suo gruppo come assistente di palco. Nel 1986, il primo gruppo di Kurt, i Fecal Matter, vabbè, Fecal Matter non ve lo traduco, ma mi pare già abbastanza esplicito, no? In quell'anno arriva anche la sua prima esibizione dal vivo, al Gasco Hall di Olympia, e purtroppo anche la sua prima esperienza con la droga. Kurt non aveva abbastanza soldi per potersi permettere l'eroina e quindi si faceva di tutto. Non aveva neanche i soldi per mangiare, quindi dormiva sotto un ponte e mangiava solo il pesce che riusciva a pescare. In quel periodo Chris Novoselic si unì ai Fecal Matter e insieme cominciarono a suonare in vari locali. Poi cambiarono circa una decina di nomi e componenti fino ad arrivare all'assetto definitivo dei Nirvana. Il gruppo era costituito da Kurt Cobain alla chitarra e voce, Chris Novoselic al basso e Dave Grohl, batteria e voce. Il nome Nirvana si ispirava al concetto buddista della libertà dal dolore e dalla sofferenza del mondo esterno. Un mix di musica aggressiva, sregolatezza e uso massiccio di droghe caratterizzò fin da subito l'esistenza e il successo della band. Nel 1990, intanto, Kurt aveva conosciuto Courtney Love. Anche Courtney era una che ci andava giù pesante con le droghe. Come dire, non si aiutavano proprio a vicenda. Anche se molti dicono il contrario. Litigarono fin dal loro primo incontro, al punto che spesso a casa loro arrivava la polizia. Avete presente i vicini, no? Correte, questi qua non ci fanno dormire mai, ecco, era tipo così, sì. Ma nonostante tutto, si sposarono alle Hawaii, lui in pigiama e lei già incinta. Non ho ancora capito il perché del pigiama, ma di certo Kurt non era il primo dei conformisti. La gravidanza di Courtney fu oggetto di numerose critiche, soprattutto quando lei rivelò di continuare a fare uso di droga. Ovviamente vennero ritenuti incapaci di offrire alla bambina un ambiente sano ed equilibrato, e dovettero lottare a lungo per riavere la custodia di Francis Bean. Altra pesantissima ammazzata per Kurt. Nel 1991 i Nirvana firmano con la Geffen e da lì comincia tutto. In realtà comincia e finisce, nel senso che la grande ascesa dei Nirvana coincide esattamente con l'inarrestabile declino di Kurt. Nel giro di soli 5 anni riuscirono ad entrare prepotentemente nell'Olimpo del rock. Smells Like Teen Spirit divenne l'inno della generazione grunge. La Geffen si aspettava di vendere 200.000 copie e invece arrivarono a 3 milioni. Dico, e ripeto, 3 milioni di copie. Nevermind rimane il disco più importante dei Nirvana, quello che fa cantare di rabbia o di ribellione. Kurt continuava a drogarsi pesantemente, avrebbe potuto vivere tranquillo e pieno di soldi per decenni, ma continuava a distruggere inesorabilmente la sua mente e il suo corpo. Il pubblico però dava sempre una forte partecipazione e una grande risposta ai concerti dei Nirvana. Nel novembre del 1993 si esibirono in una versione acustica all'MTV Unplugged, molto probabilmente la più intensa esibizione di Kurt. Dopo la sua morte, quel concerto diventò una delle pietre miliari della storia della musica. E non fu solo uno dei concerti più intensi della carriera della band di Seattle, ma dell'intera storia della musica. Già alla fine del 1993, Kurt e Courtney si incontravano molto raramente. Si erano visti a Roma nel mese di marzo del 94, e in quell'occasione, dopo una notte selvaggia a base di rohypnol e champagne, Kurt era andato in overdose e solo l'intervento di Courtney aveva potuto salvarlo. Poi lo aveva convinto a disintossicarsi in una clinica a Los Angeles, ma Kurt era fuggito quasi subito, scavalcando il muro di cinta. E poi...
Era l'8 aprile del 1994. Lo speaker di una radio di Seattle annunciò che Kurt si era tolto la vita con un colpo di fucile alla testa. L'autopsia accertò che Kurt era morto 3 giorni prima. La scena del crimine non ha mai convinto i complottisti. Il fucile, senza impronte, era appoggiato sul braccio sinistro, in una collocazione innaturale per una persona che si era appena fatto saltare la testa. Per non parlare della lettera d'addio, divisa in due parti. Nella prima, Cobain scrive in modo coerente, confidando la sua crisi d'artista rock, pressato dal successo. Ma nella seconda metà della lettera, la scrittura si fa nevrotica, confusa. Kurt scrive della moglie e le chiede di proteggere l'amatissima figlia Frances Bean. La lettera si chiude con la leggendaria frase «meglio bruciare subito che spegnersi lentamente». Qualcuno ha notato una strana somiglianza tra la grafia della seconda parte e quella di Courtney, ma non lo sapremo mai. E così Kurt entra a far parte del famigerato Club 27. Quegli artisti, in prevalenza cantanti rock come Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti a 27 anni, tra il 1969 e il 1971. Qualche curiosità su Kurt. Fin da bambino aveva un amico immaginario di nome Bodda. E proprio a quel suo amico è dedicata la sua lettera d'addio, scritta prima che decidesse di togliersi la vita. Il regista Quentin Tarantino gli aveva proposto di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Kurt soffriva di dolori cronici allo stomaco. Andò da diversi medici, ma non furono in grado di determinarne la causa. Loro attribuivano la causa alle droghe e lui, per superare il dolore, si drogava ancora di più. La band si esibì al Saturday Night Live e dopo aver suonato Territorial Pissings, Cobain e Novoselic iniziarono a limonare. Ovviamente il programma si rifiutò di mandare in onda il filmato, poiché lo riteneva non proprio adeguato. Nella città natale del cantante, Aberdeen, è presente un cartello di benvenuto con una scritta in suo onore, Come As You Are. All'età di 14 anni, il giovane Kurt Cobain disse a un suo compagno di scuola che sarebbe diventato una grande rockstar, ricca e famosa per poi morire all'età di 27 anni come Jimi Hendrix. Direi che aveva previsto tutto. Ma prima di salutarvi, vi chiedo nuovamente di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanellina così da rimanere aggiornati sui nostri prossimi contenuti e mettere mi piace. Alla prossima!